Chi ha TikTok alzi la mano. Che cos'è TikTok? Sono le canzoni e tu balli. Perché lo usate così tanto? Perché ci sono i ragazzi belli. È bello TikTok perché ci sono i ragazzi belli. Me li indichi per favore, indicami il più bello di tutti, così ci parlo. Isabella. Quello con i capelli bianchi? Andiamo. Ciao, sei Isabella? È sempre così? Allora, non sempre, però spesso quando esco con gli amici mi fermano, mi chiedono le foto. Per strada ti riconoscono, sì. Ti fermano e principalmente ragazzi o ragazze? Ragazzi. Ecco, ragazzi... lo sapevo. Come ti senti quando ti fermano sento... per strada? Sono molto contento, cioè sono proprio felice. Però ovviamente essere così c'ha i suoi pro e i suoi contro. Tipo? Perché tipo la gente che alle medie o alle elementari te andava contro, te derideva. Adesso quando hanno bisogno di pubblicità o di un favore sono diventato automaticamente il loro migliore amico. Tu quanti ce n'hai? Pochi, 40. 40 tu? 92.000. Adesso lei, che ha 92.000 follower, vi farà vedere come si fa un video per TikTok. Scusami, e qual è la tua caratteristica? Io mangio. E i video in cui mangi spaccano? Ecco, ho fatto 7 milioni di visualizzazioni con un video dove rompevo un uovo. Non ci credo, voglio vedere. Ecco, le devo dire. Nice to know you, let's do it again. I don't wanna be more than a friend, do ya? Posso vedere cosa vi hanno portato i vostri fan? Ci hanno portato delle rose, dei regali. Questo tutto per voi è stato fatto. Per Vittoria e Mattia. Ma quando ricevete questo affetto voi, cosa provate? È una cosa interna, tipo non parlo di orgoglio, parlo di felicità interna. Cioè, fanno cosa... parte della, cioè... fanno parte della tua vita. Della nostra vita. Come cioè... una famiglia. Quanti anni hai adesso, Mattia? Io 15. E tu quanti anni hai? 13. Vi siete iscritti a che età? Io mi sono iscritto a 13 anni e lei a 9 anni. Ricevere questo affetto da parte di persone che si legano a te pur magari non conoscendoti ancora. Mi fa aumentare un po' l'autostima anche. Cioè nel senso mi fa credere in me stesso. Riusciresti a rinunciarci domani? No. No. No, papali papali, no?